Con appunti di viaggio andiamo in Piemonte, nella nobile Torino, andiamolo a mettere, però prima di andare vi faccio vedere chi sarà il nostro ospite. Vi posso dire che è piemontese, guardate un po'. Rientrava all'alba. E dove pensi che sia stata? No. Davvero credi che abbia... Che abbia passato la notte con Riccardo, sì. Ma si frequentano ancora? Non lo so, ho provato a parlarne, ma è andata in camera sua senza dire una parola. Quello di cui sono sicuro è che lei lo ama ancora. Te l'ho confessato. L'altra mattina. Povera ragazza. Anche lei è un amore impossibile. Comincio a pensare che sia una maledizione quella di noi Cattaneo. Pranziamo insieme dopo, ti va? Almeno questo. C'è chi non ha nemmeno questo. Quello che è? Non lo so, ma nel momento state qua. Ah sì? No, intanto stavo commentando perché ci ha raggiunto direttamente dal paradiso delle signore Giorgio Lupano, grazie. Grazie. Come a te, stai? Buongiorno, bene. Stavo grazie, vedendo tutta tu. La catena delle Alpi dalla Mola Antoniniana, guardate che meraviglia. Bellissimo. Allora, tu sei di Trofarello. Trofarello, provincia di Torino. Trofarello piccolo ma bello, come dico io. È vero. Sono proprio nato lì, capisci? Per questo ci tengo a dire che sono di Trofarello e non Senti, di Torino. Quanto hai di piemontese in te? Ma io credo di portare dietro con me, di portarmi addosso la torinesità, anche se sono 30 anni che vivo a Roma. Cioè una certa educazione, non che qua siano maleducati, ma l'educazione che ho ricevuto là, e il rigore, anche una certa serietà che a volte viene confusa con una freddezza. Ma non è freddezza, è semplicemente prendere le cose sul serio. Quello me l'ha un po' insegnato la mia città. Ecco, e da quando ti sei trasferito a Roma, poi quante volte riesci a tornare comunque a casa? Ogni volta che posso. Poi naturalmente c'è il lavoro che ci condiziona, ma quando posso, ad esempio la prossima settimana sarà Torino. Sì. Ci sono dei luoghi del cuore? Oltre Torino? Eh? Sì, sempre per lavoro mi è capitato di conoscere l'Argentina, che è dall'altra parte del mondo, ma è talmente piena di italiani, di europei, che è come sentirsi a casa. È un paese dove veramente lì si vive il mix di culture, di lingue, di etnie. È un posto bellissimo. Sei mai stato? No, purtroppo Buenos no, ho fatto solamente il Perù. Però una cosa particolare, tra l'altro, è che tu hai la mia stessa grande passione. Quale? L'ambiente, il territorio, il viaggiare e soprattutto anche la fusione, ad esempio, pensiamo alla fusione dei ghiacciai, quindi andarli a monitorare, andarli a vedere. E tu hai realizzato anche un documentario, quindi sei stato proprio lì, sei stato in Antartide. Sì. Sono stato all'Artico. All'Artico sì, sì, ho fatto 5 viaggi nel nord della Norvegia, della Finlandia, della Svezia, in Groenlandia, alle Faroer e in Islanda, per girare questo docufilm che si chiama Northwards, che è una serie di incontri con i ricercatori, cioè con le persone che fanno ricerca all'Artico. Io non potrei parlare di ghiacciai che si sciolgono, non ho le competenze, ma sono andato a incontrare chi invece sta studiando il riscaldamento globale per sapere che cosa effettivamente stanno facendo e a che cosa stiamo andando incontro e come possiamo eventualmente prepararci a quello che ci aspetta. Che cosa ti sei riportato? Allora, intanto un po' di preoccupazioni in più, perché in effetti la situazione è seria, e ognuno di loro, di questi 8 scienziati che ho incontrato, mi ha detto alla fine, chiedevo sempre cosa ci aspetta nel futuro, e ognuno di loro ha detto un grande cambiamento, dobbiamo prepararci a cambiare. E fa parte della teoria darwiniana, no? Il cambiamento, l'adattamento è quello che ci porta avanti, che ci fa evolvere. Noi siamo di fronte a un grande cambiamento e dovremo saperci adattare. È vero. Allora, adesso andiamo proprio nella tua città e ci colleghiamo con Massimiliano Bruni. Buongiorno Massimiliano, con chi ti trovi e in quale parte della Mole ti trovi? Guardate che vista! Il Monviso! Come dicevi. Quello è il Monviso. Ecco, non sfugge nulla, Massimiliano, come dicevi siamo sulla Mole Antonelliana, probabilmente il luogo più emblematico di Torino, sia per quando la si guarda da lontano, sia per il panorama che si può ammirare da qui. Siamo sulla terrazza del Tempietto a 90 metri d'altezza e con noi c'è il dottor Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Senta, presidente, Mole Antonelliana costruita nel secolo scorso per ospitare il Museo del Cinema, giusto? Dunque, in realtà è stata costruita in un primo momento, doveva essere un tempio ebraico, poi successivamente viene acquisita dal comune e nel 2000 il comune e la regione, all'epoca io ero presidente della regione, decidono di allestire il Museo del Cinema di Adriana Prolo, che era a Palazzo Chiabrese, di trasferirlo qua all'interno della Mole. E da allora
la Molla Antonelliana è sede del Museo Nazionale del Cinema. Qui avete tanti cimeli però legati al cinema, però quando sono arrivato mi avete dato questo libro, The World of Tim Burton. Di che cosa parliamo, Presidente? Parliamo con soddisfazione della mostra che in questo momento è allestita all'interno della Mole, che è dedicata al genio creativo di Tim Burton, che bene si sposa con il genio creativo dell'architetto che ha realizzato questo monumento, Antonelli. Diciamo che sono due, un archistar ante litteram e un artista con grande fantasia, una fantasia quasi verticale che si sposa benissimo con l'allestimento della mostra, che obiettivamente sta avendo un grandissimo successo. Abbiamo già avuto, a partire dalla sua apertura l'11 di ottobre, quasi 200.000 visitatori. La mostra sarà in cartellone fino al 4 il 7 di aprile, e naturalmente pensiamo che sarà un grande successo. È una mostra che sta piacendo moltissimo. Da venire, assolutamente. Era da venire. Inevitabile. Dobbiamo venire su. Allora, una curiosità, Giorgio, parlando di mostra, parlando di appuntamenti, dove ti vedremo? Ma guarda, adesso sono in tournée con due spettacoli. Uno si chiama La vita al contrario ed è tratto dal curioso caso di Benjamin Button, e lo alterno con invece Tre uomini e una culla, che è la versione teatrale della famosa commedia degli anni Ottanta francese di Colin Serrault, con la quale saremo a Roma, ad esempio, da Capodanno poi per tutto gennaio al Teatro Manzoni qui a Roma, e poi in tournée fino ad aprile con l'uno e con l'altro spettacolo. Quindi ci vedremo a teatro, che se bello. Vorrete venire. Assolutamente sì. Allora, lo vedete, abbiamo Eccolo la qua. Possibilità, quindi Tre uomini e una culla, mi raccomando. Allora, ringraziamo, grazie Giorgio Lugano, grazie per essere stato con noi. Magari ci vediamo proprio su quelle montagne, perché no? Magari, non sarebbe magari, male. Grazie. Mille. Ringraziamo Massimo Bruni insieme al presidente del Museo del Cinema di Torino, Enzo Ghigo. Grazie.